Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. All'Igea Marina Stadium si affrontano Igea e Gatteo, ospiti desiderosi di fare punti salvezza e di cercare le spore di giornata. Igea che vuole tenersi lontano dalla zona rossa di graduatoria, partita condizionata anche in questo caso dalla pessima direzione arbitrale. Igea subito avanti con questo tiro dalla distanza di Bella Vista, neutralizzato davanti. Gatteo che risponde con questa incursione di Elmedi bloccata da Rossi. Gran numero di fusi sulla sinistra, mutandina Tosi, tiro respinto davanti. Dall'altra parte Pasculli spara addosso a Rossi che respinge di piede. Schema Igea più volte rivisto in questa partita, cross di abbondanza, colpo di testa di Belloni, sfera alta. Gatteo vicinissimo al gol con questa traversione di Siena che scheggia la traversa, mentre altrettanto clamorosa l'occasione di volata da Bellavista, un rigore in movimento con sfera alle stelle. Gatteo all'arrembaggio, Pasculli trova Rossi a dirgli di no, botte in risposta, partita ad alto ritmo, da dentro l'area di rigore Casadeira con il pallone ma spara sul fondo. Ad inizio ripresa il Gatteo passa, lo fa con Pasculli, bravo a raccogliere e a ribadire in rete un pallone che era destinato per l'ennesima volta ad essere spazzato lontano. Per l'attaccante in maglia giallorossa gioia incontenibile, il Gatteo si fa del male da solo. Dalla battuta dei Vandi il portiere svigola il pallone raccolto da Bellavista, tiro indirizzato a metà strada con Belloni chiuso sul più bello da recupero giallorosso. Ma il pareggio è nell'aria, fa tutto abbondanza, serve sul fine dell'azione Carestia che fa il movimento giusto al posto giusto scaricando in rete il pallone dell'1-1, ristabilita la parità in campo. Il Gatteo in contropiede prova ad affondare l'avversario, Comunello fa tutto bene meno la conclusione finale che Rossi decide di accompagnare in corner. Dall'altra parte cross di Bocchini, colpo di testa di Carestia, pallone che sbatte sulla traversa. Igea spregiudicato in avanti, Gatteo colpisce quando vuole il contropiede, Comunello alta occasione per lui stoppato da Rossi sulla ribattuta, Pasculli spara alle stelle. Ancora Gatteo sempre con Comunello, riceve palla dopo un'azione corale, si gira e trova sulla propria strada all'estremo di casa Rossi. A 10 minuti da termine l'arbitro espelle per reciproche scorrettezze Grieco e Carestia, nasce un parapiglia tra le squadre che costringe l'arbitro a sospendere la gara per 5 minuti. Le squadre rientrano in zona spogliatoio, poi riescono, riportata la calma, l'incontro si conclude con 8 minuti di recupero. Proprio al 98esimo Cala c'ha la palla della vittoria, ma Rossi si supera e respinge. Il portiere era stato già decisivo in più di un frangente, ma sicuramente Igea e Gatteo hanno dato vita a una bella sfida senza sosta che diviene un piacere anche commentare. Difese ovviamente da rivedere.